Franco Berrino, professore di fama internazionale per le sue ricerche, è qui a Crespino questa sera in veste di scrittore per presentare il proprio libro Fermare il tempo. Professore, perché fermare il tempo? Beh, non si può fermare il tempo, però possiamo fermare il tempo che passa senza che ci accorgiamo di vivere. Perché noi invecchiamo senza aver vissuto. E allora nel libro do qualche consiglio per rimanere giovani mentre invecchiamo. Tutti sanno che ci sono delle persone vecchie che sembrano abbastanza giovani, dei giovani che sembrano abbastanza vecchio. E questo dipende moltissimo dalle nostre scelte di vita, dipende moltissimo dal cibo. Mangiamo i cibi veri, i cibi naturali, non i cibi industriali. Dipende molto dall'esercizio fisico, siamo diventati tutti sedentari. E dipende anche dalla vita spirituale. Oggi si sa che la vita spirituale influenza proprio la nostra salute, influenza il nostro DNA. E per esempio spegne i geni dell'infiammazione. E quindi ci sono un po' delle istruzioni per rimanere giovani invecchiando. Ecco, professore, fra i tanti consigli che lei ha dato anche in altri libri, articoli su giornali, riviste, così, velocemente un flash, un consiglio. Allora, guardate, è sempre più importante stare lontani dai cibi che sono stati avvelenati dai veleni dell'agricoltura, avvelenati dagli additivi chimici, dagli emulsionanti, dai coloranti, dai miglioranti, perché gli studi recenti mostrano che questo cibo ci fa ammalare e ci fa morire prima. Grazie professore. Il vice sindaco di Crespino, Bruno Malaspina, ecco, tra gli animatori della biblioteca qui di Crespino, la sala è gremita, quindi un successone, ecco, per questa serata dell'incontro con l'autore. Qual è il segreto di questi risultati? Allora, incontri con l'autore, Pollesi 2024, una rassegna che la provincia di Rovigo con tanti partner organizza. Quest'anno è diventata maggiorenne, perché è arrivata a 18 anni. E noi abbiamo, il Comune Crespino penso abbia sempre partecipato fin dall'inizio, almeno nei 10 anni in cui sono amministratore pubblico io, abbiamo sempre partecipato, ma forse è proprio cogliere questi argomenti, avere il professor Berrino è già una garanzia e lo dimostra la sala, che non è mai stata così gremita, ma anche fare gli argomenti che interessano le persone e avvicinarsi alle persone con semplicità, parlare, presentare queste iniziative, e la gente risponde, non è sempre facile, ma la gente risponde.